Si è tenuto a Palermo, al Teatro Politeama, il concerto dei vincitori del 44esimo concorso Vincenzo Bellini di Caltanissetta per cantanti lirici, un'iniziativa del maestro Giuseppe Pastorello, massimo esponente dell'Associazione Amici della Musica Nissena. Si sono esibiti 13 dei 52 concorrenti iniziali, dalla Cina all'Uzbekistan, dalla Romania al Canada. Anche a Palermo i partecipanti sono stati accompagnati dalla prestigiosa Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta dal maestro Gaetano Colaianni. Nell'occasione il maestro Pastorello ha consegnato una targa alla carriera al maestro Pietro Ballo e al soprano Desiree Rancatore, vincitrice del concorso Bellini del 95. I nostri amministratori, i nostri governatori che si occupano della regione, dello Stato, hanno dimenticato completamente la cultura. Questa è una cosa grave. Il mondo che conosce l'Italia per la musica, che la diffondiamo da tutte le parti, come è possibile che andiamo all'estero, lì addirittura vado spesso in Cina a selezionare le voci, hanno costruito nel giro di 5 anni 150 teatri, una cosa esagerata, e i teatri sempre pieni. Questo cosa vuol dire? Che la nostra patria, la nostra terra che ha dato i Natali ai più grandi musicisti del mondo, oggi purtroppo vediamo i contributi decortati o completamente tolti. Io che organizzo il concorso Bellini da 44 anni non mi hanno dato un soldo quest'anno la regione per via della famosa tabella H, e hanno messo in ginocchio le nostre possibilità, il nostro entusiasmo. È una vergogna che noi chiediamo continuamente e ci ascoltano i nostri amministratori. Palermo, voi siete della cultura, vediamo poca gente, diciamo la verità, Palermo, oltre 1 milione di abitanti, quindi signore mio, cerchiamo di fare del nostro meglio, cerchiamo di sensibilizzare i nostri amministratori, perché senza cultura non si va da nessuna parte. Io leggo sempre la famosa frase che c'è al Teatro Massimo, lì, al frontespizio: l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto, ove non miri a preparare l'avvenire. Grazie.